Allora, in queste, innanzitutto volevo dire una grandissima gioia per me, se reggi il microfono magari, è una grandissima emozione anche, davvero, ed è una grandissima emozione anche aver ascoltato le parole che ho ascoltato prima, che spero possano essere pubblicate, possono essere patrimonio di tutti. Allora, vorrei partire così, in queste settimane ho ricevuto due lettere. Io non so se è presente qui in questa piazza molto bella. Non so se è presente in questa piazza molto bella, Federica. Se è presente, poi spero di poterla incontrare. Alla fine di una delle due lettere così mi scrive: caro signor sindaco, se tu la pensassi esattamente come me, non ti avrei scritto queste due lettere. Ma il fatto che siamo su posizioni per certi versi differenti mi ha spinto a farlo. Perché è così, scrive Federica, è nel confronto con chi vede prospettive diverse dalle nostre che si può allargare la mente. Caro signor sindaco, facciamo di questo 25 aprile un buon uso. Ognuno, come la sua indole e la sua intelligenza, spinge a vivere. Che cos'è il 25 aprile? È la possibilità di scrivere questa lettera. È la possibilità di dire che si hanno opinioni diverse ed è la possibilità con civiltà di confrontarsi. Io dico grazie a Federica perché so che con lei la pensiamo su alcune cose in maniera differente, ma è possibile in democrazia parlarsi e confrontarsi e cercare insieme una mediazione. Noi abbiamo un dono che ci è restituito dal 25 aprile. Si chiama democrazia, è stato detto prima. Fatemi dire una cosa, ferma, il fascismo non fu questo, non fu democrazia, fu odio, irradice e violenza. Vedete, allora io so che la parola antifascismo viene pronunciata a fatica da alcuni, ma io vorrei raccontare ciò che è capitato in settimana. Vedo qui il De Bottoli. Erano 7 i pullman di giovani della provincia di Cremona. Un giorno ho partecipato, purtroppo solo uno, ma sarà l'anno prossimo 3. Siamo andati, io ho partecipato al giorno in cui questi giovani hanno visitato il cimitero di Gonars. Io vorrei dire che il fascismo fu questo: in una notte la città di Lubiana venne circondata da filo spinato e 18.000 persone vennero prese e vennero portate in un campo di concentramento. Fu questo. E sicuramente l'odio e la violenza si radicano anche in altre dittature, ma noi abbiamo nella nostra storia il peso di questa responsabilità. Allora, se non so se è mai stato fatto prima, io oggi voglio farlo, perché è uscito questo, anche per costruire l'Europa bisogna farlo. A nome dell'istituzione che rappresento, io voglio chiedere scusa. Voglio chiedere perdono per quei fatti di disumanità, di odio e di violenza di cui il fascismo ha disseminato il nostro paese e l'Europa. Perché se non si fanno i conti fino in fondo, con fedeltà e con rigore, con la propria storia, non si può delineare un futuro. Altrettanto in maniera forte, riconosciamo insieme che fu essenziale quella risposta di resistenza. Fu essenziale quella risposta, proprio per poterci permettere oggi di dire queste cose. Ma la democrazia che ci è stata consegnata è forte e fragile ad un tempo. Allora, quel che abbiamo condiviso con i giovani, tanti giovani in questa settimana, è stato questo: la guerra di liberazione non è finita. E noi, i giovani e noi, dobbiamo essere sempre e comunque i nuovi resistenti. Perché c'è un odio e una violenza striscianti che entrano dentro le coscienze e il cuore delle persone. E bisogna stare attenti, essere sentinelle vigili rispetto a questi semi di odio, perché l'odio entra dentro il cuore di una comunità e magari uno non se ne accorge. E invece bisogna essere come sentinelle capaci di resistere. Allora io vi chiederei una cosa, è già stato detto prima. Si parla di 700 vittime in quel maledettissimo canale di Sicilia, ma non sono numeri, sono persone,
È vero, sono difficili le politiche di integrazione, bisogna avere coerenza, bisogna avere intelligenza, bisogna avere realismo, tutto vero, ma sono persone, ripartiamo da lì, perché se non ripartiamo da un senso profondo di umanità, la democrazia è in pericolo, è in pericolo. E l'altra cosa, c'è una guerra di liberazione da combattere, si chiama liberazione dalla paura, la paura del futuro. Dobbiamo ritrovare il senso della storia. Abbiamo delle traiettorie di futuro da disegnare per il nostro territorio, certo, per il Mediterraneo, nel quale l'Europa ha un ruolo così, l'Italia ha un ruolo così importante, e per l'Europa, che deve essere il nostro confine, è il nostro orizzonte, un'Europa diversa, un'Europa capace di dire delle cose differenti nel mondo. Allora qualcuno dice, sì, parole, ma noi qua non possiamo fare nulla, no? Fa parte di politiche geopolitiche alte, noi non ce la... Non è vero, non è vero. Forse la cosa più grande che ci consegna la liberazione è questa responsabilità, la consapevolezza di costruire dentro la nostra comunità un nuovo mondo di relazione di giustizia, la premessa unica, indispensabile per liberarci dalla paura, per avere una traiettoria di futuro, per cancellare l'odio e la violenza. Abbiamo la responsabilità che ci è consegnata dal 25 aprile, fare e costruire comunità. E questo, come è stato detto benissimo prima, dipende in effetti da ognuno di noi. Ah, a tutti gli effetti, Federica mi scriveva una cosa che io condivido in pieno. È impossibile logisticamente che non ci sia questo palco. Ma oggi questo palco servirebbe, bisognerebbe toglierlo questo palco, perché oggi anche chi di noi rappresenta pro tempore e come me anche indegnamente istituzioni sacre di questo paese, in realtà oggi giù da questo palco insieme siamo tutti cittadini di una nazione, e non, noi non facciamo memoria oggi. Sì, facciamo memoria, ma soprattutto oggi noi recuperiamo la consapevolezza che stiamo costruendo memoria. Noi costruiamo la memoria per il futuro delle persone che poi ricorderanno questi giorni e questi anni. Costruiamo una memoria condivisa di una comunità unita, capace di liberarsi dalle paure, di sconfiggere gli odi e le violenze e di disegnare nuove traiettorie di futuro. Non fanno paura i colori diversi delle bandiere qua presenti, ma tutti questi colori si riassumono in tre colori che sono quelli là. Sono il verde, il bianco e il rosso. Non abbiamo paura di colori diversi, ma tutti si riassumono in quelli. E in quella bandiera che ti chiedo di alzare, che è la bandiera dell'Europa, che è il nostro orizzonte, e di più, tutti questi colori si raccolgono in tutti i colori che sono tutti i colori delle culture di questo mondo, aperti. Dobbiamo credere in una comunità che si radica nelle sue radici, ma perché si apre all'incontro con gli altri e con altre culture. Il 2 di giugno noi faremo una grande festa, un'altra grande festa in questo percorso della memoria che diventa viva, e consegneremo ai nuovi cittadini della città, perché diciottenni o perché nuovi cittadini che vengono da altri paesi e diventano cittadini della nostra città, ciò che ci unisce, ciò che è vivo. Ieri il presidente Mattarella l'ha detto con forza, grande presidente Mattarella l'ha detto con forza, c'è qualcosa che ci unisce, è quella bellissima Costituzione. Per lei io chiedo un applauso, ma non formale, come diceva Mattarella ieri, ma perché è viva. Rileggiamoli, se volete, stasera i primi articoli della Costituzione, che sono il sale, che sono il senso del nostro essere insieme. Ora, in quel 25 aprile, da là, vi invito a girarvi un attimo, da lassù, dal Torrazzo, non so esattamente da a quale altezza, sventolò una bandiera bianca, ma quella bandiera bianca fu sostituita dalla bandiera tricolore. È il grande segno che quella bandiera ci dà. Dobbiamo tornare ad essere comunità, tutti insieme. Per questo oggi è una festa di popolo, per questo oggi è una straordinaria festa, per cui dobbiamo essere grati a chi ce l'ha concessa, a chi ce l'ha permessa, e grati a tutti noi per essere qua presenti.